UE di Stefano Guglielmini e Niloufar a letto insieme. L'ex corteggiatore punzecchia. Stefano Guglielmini fa un passo azzardato nei confronti di Niloufar Haddati e Giordano Mazzocchi, i dettagli. Tante sono le novità quotidiane sui personaggi conosciuti nel famoso studio di Uomini e Donne. Oggi, protagonista di questo articolo è la giovanissima ex tronista Niloufar Haddati. La ragazza napoletana ha concluso, circa una settimana fa, il suo percorso in trasmissione scegliendo il corteggiatore Giordano Mazzocchi. Un ex pretendente, però, è recentemente riapparso sui social per punzecchiare la neocoppia, scopriamone di più leggendo i seguenti dettagli. Uomini e Donne News, la frecciatina di Stefano Guglielmini a Niloufar e Giordano. Ricordate di Stefano Guglielmini, l'ex pretendente di Niloufar Haddati? Il ragazzo napoletano non ha esitato a farsi notare sui social lanciando una frecciatina piuttosto particolare alla sua ex tronista. Qualche ora fa Stefano, sul proprio profilo Instagram, ha realizzato una video story che, in realtà, è apparsa come una lancia a sfavore della Haddati. Nonostante tutti, nonostante sei mia, è questa la frase citata dal ragazzo che è stata accompagnata da varie faccine che ridono e da un emoticon che starebbe a significare un possibile tradimento. Inoltre, nel corso della pubblicazione della sua Instagram Story, Guglielmini si trovava in auto e ascoltava la canzone di Luque intitolata Per la mia città. Un particolare dettaglio è il momento in cui è apparsa, nel video, la citazione con la quale Niloufar si è dichiarata a Giordano Mazzocchi. La frase è stata riportata sopra le parole di una strofa della canzone citata prima, se la scoppi dopo di me tranquillo, è sempre buono ma sappi che non è abbastanza per un uomo. Guglielmini e Niloufar sono stati insieme. Il messaggio sui social. Si tratta di una frecciatina che sembrerebbe lasciare ben poco spazio all'immaginazione. L'ipotesi più gettonata, infatti, è che l'ex corteggiatore e Niloufar siano stati insieme in passato e che Giordano, malgrado sia stata la scelta della tronista, in realtà, sia colui che, in una scala di importanza emotiva per Niloufar, venga sempre dopo lo stesso Stefano. Il video, però, è stato subito cancellato dal ragazzo il quale ha annunciato di essere stato contattato per eliminare la sua Instagram Story. A questo punto, pensiero più diffuso sul web è quello che qualcuno tra i due stia mentendo o nascondendo un segreto, voi cosa ne pensate? Per scoprirne di più continuate a seguire tutti gli aggiornamenti attraverso le nostre notizie.